Fonti vicine al principe Harry e Meghan Markle hanno affermato che sono ancora riluttanti a partecipare all'incoronazione di Charles senza prima avere un incontro di famiglia. Meghan Markle potrebbe avere una via d'uscita per partecipare all'incoronazione di Re Carlo III questo maggio. La duchessa di Sussex e il principe Harry sono stati personas non grata con la famiglia reale da quando si sono dimessi nel 2020, mentre continuano a condividere storie e sparare colpi alla loro famiglia britannica. La tensione è alle stelle con i Sussex dopo che il libro di memorie di Ferris Spare è arrivato sugli scaffali, ma si dice che il re voglia che suo figlio partecipi. Angela Levin, una biografa reale, ha anche avvertito che potrebbe esserci un'atmosfera tossica se Ferry partecipa. Perché quello che ha detto dopo il giubileo è stato davvero troppo orribile per essere espresso a parole, e sono tutti furiosi con lui. Ha poi aggiunto che potrebbe fare un veloce andata e ritorno senza Meghan. E Mike Graham di Talk TV le ha chiesto se la via d'uscita per Meghan, che partecipa all'incoronazione, è il compleanno di Archie. Il figlio maggiore dei Sussex è nato a Londra nel 2019 e compirà 4 anni nel periodo in cui Charles sarà incoronato re. Potrebbero dire che è rimasta a casa per il compleanno, ha aggiunto Angela. Tuttavia, se qualcuno potesse esprimere un giudizio su Meghan. La possibilità di indossare una tiara elegante sarebbe molto ridotta. Perché nessuno è più così interessato a loro, ma la gente sente che devono essere contati. Quindi è lì con una tiara scintillante. Penso che le piacerebbe molto, non importa il compleanno del bambino. Arriva quando fonti che si dice siano vicine a Harry e Meghan hanno detto al Mirror che la coppia è ancora riluttante a partecipare all'incoronazione di Charles senza prima avere un incontro di famiglia.